punto, no, quarto punto, diciamo terza proposta, proposta numero 14, indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana. La consigliera Cecconi su questo argomento ha chiesto, nel senso del regolamento, di poter parlare per 30 minuti, quindi va bene. Allora, passiamo alla presentazione. Presento consigliere Poli, prego. Grazie. Scusi, consigliere Poli, su questa proposta sono stati presentati, l'avevo detto all'inizio pure comunque, 3 emendamenti aggiuntivi a firma del consigliere Poli. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, la delibera che ci accingiamo ad esaminare e quindi a discutere qui in Consiglio è relativa alla proposta dell'Assemblea dell'Amministrazione Centrale di approvazione degli indirizzi programmatici e delle linee guida propedeutiche alla stesura del contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA. E anche su questo argomento, considerando il dibattito che c'è stato su quelli che lo hanno preceduto, non nascondo che ci sono insomma delle criticità in atto che meritano di essere evidenziate. Tuttavia dall'esame della Commissione, insomma, chi ha poi avuto modo di prestare un po' del suo tempo ai lavori ha potuto apprezzare che le linee guida e gli indirizzi programmatici della deliberazione in realtà sono ben scritti, ben strutturati, perché tendono, voglio dire, come concetto, ad una maggiore tutela dei cittadini. Certo che l'approvazione delle linee guida, che io insomma auspico che possa avvenire tra poco, non sta a significare che poi il contratto di servizio sia poi rispondente con le esigenze dei cittadini. Proprio per questo nella seduta della Giunta, la Giunta ha predisposto 2 emendamenti e personalmente, quale Presidente di Commissione, nella riunione del 12 di febbraio, dell'11, scusate che non ricordo la data, grazie, non messa. Sì, del 10. In seduta straordinaria ho diciamo predisposto un emendamento che tende a richiamare l'amministrazione centrale alla necessità di un coordinamento con una recente deliberazione dell'Assemblea Capitolina che ha dettato altri indirizzi molto più pregnanti per ciò che attiene alla raccolta differenziata, ma di questo parlerò poi in sede di illustrazione di emendamento. Quindi la delibera che oggi noi esaminiamo tende a disciplinare i rapporti connessi tra Roma Capitale, quindi nei rapporti di servizi istituzionali riconducibili alla gestione integrata dei rifiuti. Più volte in commissione, ogni volta abbiamo cercato di affrontare i problemi, le criticità connesse ad AMA, che ripeto, non nascondo, sono molteplici, è stata avanzata da molti consiglieri, quindi di tutte le forze politiche, la necessità di una integrazione, di una rimodulazione del contratto di servizio. E devo dire, mi stupirebbe se oggi le linee guida non venissero approvate, perché sono propedeutiche all'approvazione del nuovo contratto di servizio, considerando che l'ultimo risale al 2007, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 20, e già allora devo riconoscere che le linee guida erano generali per la predisposizione dei contratti di servizio tra Comune di Roma e soggetti erogatori dei servizi pubblici. Oggi l'amministrazione centrale sta facendo un'altra scelta, quindi indirizzi programmatici e linee guida finalizzate ad ogni argomento. Per questo è stato fatto quello con ATAC e per questo oggi ci perviene quello specifico con AMA.
La novità del 2007 rispetto al precedente ordinamento era ovviamente tendente alla maggior tutela dell'utenza. Abbiamo visto poi che con le proroghe che sono state poi approvate di anno in anno, vi ricordo che il contratto di servizio in essere è prorogato dall'Assemblea Capitolina fino al 31 dicembre 2014, per cui c'è la necessità di pervenire, spero non a una proroga, ma alla definizione del nuovo contratto di servizio, che tenga conto delle esigenze territoriali. Presidente, non so se posso annunciare qualcosa dell'emendamento o se mi devo fermare qui, perché gli emendamenti sono pregnanti proprio dal punto di vista... Poi li ridiscute. Perfetto. La proposta che ci perviene dall'amministrazione centrale prevede che il contratto di servizio che sarà stipulato preveda il coinvolgimento del municipio. E qui, al di là della formulazione, condivido sull'impostazione che la Giunta ha effettuato col suo primo emendamento, perché richiede, al di là, ripeto, della formulazione che in commissione ha destato qualche perplessità, ritengo che così come abbiamo fatto per ATAC sia importantissimo che un rappresentante del municipio, possa essere il presidente, l'usciere, non c'è problema, partecipi all'organismo di controllo che è deputato alla stesura del contratto di servizio insieme ai tecnici e ai politici dell'amministrazione centrale. Questo perché? Perché una volta che il contratto di servizio venisse approvato senza la partecipazione dei municipi e demandiamo in una fase successiva la partecipazione e il coinvolgimento dei municipi, a me sembra, e qui condivido con i richiami che sono stati fatti dai colleghi, ingeneroso per ciò che attiene le assisi municipali, non solo del settimo municipio ma di tutti i municipi. Noi abbiamo un aggravante, che con la risoluzione del 2014 abbiamo chiesto l'avvio, l'anticipo dell'avvio della raccolta differenziata del nostro municipio, e finora è richiesta che è rimasta inascoltata, per cui le criticità che abbiamo sul territorio, che ripeto non ho nessuna intenzione di nascondere, permangono. Da qui riepilogo e quindi faccio la sintesi. La deliberazione è ben strutturata, poi spiegherò nel corso degli emendamenti perché deve essere ulteriormente rivista e coordinata con altri provvedimenti, però ritengo che sia un passo importante per pervenire alla modificazione e integrazione della delibera del 2007, che necessariamente non può essere più attuale rispetto alle esigenze della cittadinanza. Grazie. Grazie consigliere Poli, allora apriamo la discussione. Consigliere Cerconi, prego. Prima ho parlato e non ho dato il buongiorno a tutti i consiglieri e a chi ci ascolta anche in streaming. A me quello che ha detto il consigliere Poli preoccupa, ma preoccupa, consigliere Poli, io la reputo veramente un consigliere, un bravo consigliere, sono sincera, però mi preoccupa perché ha detto questo, me lo sono segnato, contratto di servizio potrebbe non rispondere poi alle necessità degli utenti. Qua è il problema, scusate, perdonatemi. Noi oggi votiamo delle linee guida che fanno riferimento ad un contratto che poi potrebbe non essere il contratto che noi vogliamo, che in qualche modo serve agli utenti, perché non ci nascondiamo dietro un dito, noi lo sappiamo quali sono i problemi di oggi, noi sappiamo che una raccolta differenziata non è partita perché i cassonetti a volte strapieni, e questo anche talvolta per colpa dell'azienda, talvolta anche per colpa degli stessi utenti, che diciamo non siamo così noi cittadini romani così ligi al dovere come dovremmo essere, però diciamo che non è partita questa raccolta differenziata così come doveva essere. Io ho chiesto, e quindi questo, devo essere sincera, mi preoccupa quello che ha detto, ed è una riflessione che oggi a maggior ragione secondo me dovrebbero fare tutti i consiglieri, perché se poi noi un domani ci ritroviamo un contratto di servizio che per questo municipio non è utile, o per tutti i municipi di Roma, un contratto di servizio che non ci vede protagonisti, noi ci ritroviamo capo a 12, questo è un po' il problema. Io in realtà, visto che questo è un consiglio sul quale si può discutere, io chiederei se voi lo avete, io non sono in commissione, però mi sono presa la briga di leggere tutto il documento, e vi pregherei, se avete la pazienza di farlo, di prendere il documento stesso, perché ho evidenziato
alcuni punti. In particolare nel premesso che, se andate a pagina 3, quindi sfogliate il documento, qui c'è scritto è stata predisposta la proposta circa a metà, la proposta dello schema di deliberazione di che trattasi, corredato dagli allegati, indirizzi programmatiche delle linee guida, che è quello che noi abbiamo e che oggi abbiamo letto, nonché la relazione ex articolo 34,20 in merito all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di igiene urbana e ad AMA SPA. Ora io questa relazione e sul perché noi continuiamo ad affidare per esempio il servizio ad AMA non ce l'ho, cioè non sapevo neanche come reperirla, quindi mi è stato difficile, sono sincera, poter capire, perché probabilmente noi sappiamo che, cioè mi risulta, almeno io non sono così grande, ma è più o meno da sempre che viene affidato ad AMA, o mi dovete perdonare se così non era. Non so se Presidente, mi scusi, come vogliamo fare, che io faccio tutta la... Sì, quindi questo io vorrei un attimo capire questa relazione ex articolo 34, se è possibile leggerla, e sul perché si è deciso di riaffidare il servizio ad AMA, semplicemente anche per venire a conoscenza della situazione. Poi abbiamo alla pagina 1, quando dell'allegato A, non so se la potete prendere, abbiamo le azioni individuate come prioritarie per perseguire tale finalità generale sono, e al punto 2 c'è scritto la preparazione per il riutilizzo. Cioè, come ci si prepara al riutilizzo? Queste sono delle linee guida, è vero, ma se poi noi non capiamo che cosa vogliono fare nel contratto, torniamo sempre al solito discorso. E allo stesso modo, poco più giù, noi abbiamo scritto, cioè abbiamo nelle linee guida, in data 4 agosto 2012 ha siglato un protocollo d'intesa, il cosiddetto patto per Roma, con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, per promuovere un sistema di raccolta differenziata in grado di raggiungere il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, 40% 2013, 50% 2014 e 60% 2015. Ora io non è che sono pazza, però vorrei capire, nel 2012 il 30% è stato raggiunto, nel 2014, nel 2013 40%, nel 2014 il 50%, l'abbiamo raggiunto o no? Perché io mi dispiace dirlo, ma se noi oggi ci troviamo impreparati su queste cose, non dipende da lei, la mia è una considerazione generale ed è anche per capire un attimino un problema che riguarda un po' tutti, al di là di destra e sinistra. Cioè noi non abbiamo una relazione, non sappiamo a che punto siamo, come facciamo a dire va bene AMA, non va bene AMA, queste linee abbiamo raggiunto il 50, il 40? Io sono sincera, sarò ignorante, non lo so. Andando avanti, sempre allegato A, pagina 3, servizi offerti, qua si parla di servizi integrativi al di fuori del regime tariffario relativo all'igiene urbana, potranno essere formalizzati tramite specifiche convenzioni di durata non inferiore ad un anno, redatte secondo uno schema tipo riportato in allegato al contratto, e ritorniamo al punto di prima, noi non sappiamo qual è questo schema tipo. E i servizi integrativi da chi vengono fatti? Da noi comune o dalla ditta AMA, che può eventualmente per questo per questa igiene urbana riferirsi ad altre ditte, come fosse questo è allegato A, pagina 3, servizi offerti. Mi dovete perdonare, sarà un po' lunga, ma non mi capita spesso di prenderla mezz'ora, però il documento merita secondo me. Abbiamo sempre allegato A, se andate a pagina 8, parla di obiettivi. Alla luce della complessità e peculiarità del servizio di gestione dei rifiuti urbani nella città di Roma, il contratto dovrà essere strutturato in un'ottica di decentramento che riconosca il municipio quale ambito territoriale di riferimento. Ora, noi già siamo stati chiamati, non siamo stati chiamati? Come si è svolta la situazione? Perché se noi siamo chiamati in un secondo momento, quando le linee guida già sono andate avanti, perché del municipio non si parla solo in questa parte, ma c'è un'altra parte, devo dire che fa abbastanza piacere vedere come il municipio venga preso in considerazione, però poi dobbiamo vedere se effettivamente sarà così o meno. Andando avanti, sempre pagina 9, all'inizio c'è scritto estensione della modalità porta a porta in tutte le zone del territorio comunale con idonee caratteristiche in termini di densità abitativa e urbanistico-territoriali. Sta raccolta porta a porta è iniziata? Perdonatemi, perché io non l'ho vista fatta da nessuna parte. Allora, che mi si scriva estensione probabilmente è un problema. Io mi ricordo con il consigliere Ciancio c'era stata anche una risoluzione, se non sbaglio un documento portato qui, per chiedere l'aumento della raccolta porta a porta
diciamo in modo equivalente sul, sì, esatto, sul nono e sul decimo municipio. A me risultava questo, però a quanto pare non è partita, quindi se mi scrivo non è, sì, però non è partita neanche a livello comunale l'estensione, perché se mi parlano qua di estensione sul mio municipio, io dico purtroppo, alzo le mani e dico da consigliere non sapevo fosse partita, fatemi sapere dove è partita questa raccolta, di, raccolta porta a porta. Pagina 10. Noi abbiamo durata massima, universalità del servizio, durata massima, avrà durata pluriennale e verrà fissata in conformità con le vigenti norme in materia. Ora voi mi dovete spiegare, ho studiato giurisprudenza, anche il, per il decreto legislativo 163 per gli appalti pubblici, quant'è questa durata pluriennale? Perché qui, come dite voi, dal 2007 siamo finiti ad oggi e non abbiamo più in realtà una sensazione, un'idea di quanto può essere questo pluriennale. Quindi anche qui, secondo me, in conformità con le normative vigenti, con le norme vigenti in materia, qua c'è scritto, dobbiamo un attimo capire, perché se poi si prolunga per 10 anni diventa un attimo un problema, anche andare a rivedere quello che abbiamo scritto sul contratto di servizio. Passiamo alla tariffa a carico dell'utenza, alla D. Allora, qua c'è scritto ovviamente l'integrale copertura dei costi di investimento. Allora, il punto è questo: io chiedo che venga inserito o che comunque si valuti l'eventuale sospensione del pagamento della tassa sui rifiuti qualora AMA non raggiunga gli obiettivi che si è prefissa. Questo è il problema grosso. In un secondo momento c'è scritto, ma in realtà non c'è scritto che venga sospesa il pagamento della tassa che i cittadini pagano, c'è scritto che il comune venga in qualche modo ristorato dei danni che vengono fatti da AMA, sia in termini pecuniari, cioè sanzionati, sia in termini non pecuniari ma con servizi aggiuntivi, per esempio si fa una strada, due strade, tre strade, vengono fatte gratuitamente. Ecco, io invece chiedo che se agli stessi utenti, cioè ai cittadini, venga fatto venga elargito un servizio non in modo appropriato a quello che loro hanno pagato, venga sospesa la tassa sui rifiuti. Mi dovete perdonare, ho quasi finito. E noto con piacere che ci sono le parti sia riguardanti il monitoraggio e controllo, monitoraggio che avrà una cadenza trimestrale, e questo è assolutamente importante, perché ricordiamoci, io faccio presente che il municipio non è un ente vero e proprio, nel senso che dipendendo dal comune di Roma non ha un ufficio controllo di gestione, e questo è un grave danno per questo municipio, per il municipio o per i municipi in generale, perché non è possibile valutare né l'economicità, efficacia ed effettività di questa azione amministrativa. Quindi il fatto che siano presenti sia il monitoraggio e il controllo sia uno schema sanzionatorio, secondo me è una cosa positiva. Ecco, poi è fatta salva, questo l'ho già riferito, è fatta salva la possibilità di prevedere sia sanzioni pecuniarie che sanzioni di carattere non pecuniario consistenti in servizi supplementari, e si ricollega. Perfetto, ma io per questo ovviamente chiedo che sia sospeso il pagamento, non tanto per il Comune di Roma, che continuerebbe a incassare la tassa sui rifiuti, ma per gli stessi utenti che non hanno il servizio adeguato. Ed infine l'ultima parte, ed è la partecipazione dei municipi. C'è scritto: il contratto dovrà assicurare che la valutazione degli obiettivi quali quantitativi del servizio, l'assegnazione delle risorse umane e strumentali e la misurazione dei risultati abbiano riferimento territoriale, in coerenza anche AMA S.p.A. dovrà riorganizzare i propri servizi su base municipale. Questo purtroppo io mi sono segnata accanto, come, in che modo, con che poteri. Se noi questo non lo sappiamo, non riusciremo mai ad incidere su un servizio che è vero che è di competenza che è competenza comunale, ma che incide direttamente su di noi, molto più di tante altre situazioni. Io, in virtù di tutto quello che ho detto e concludo, mi chiedo e dico che secondo me non è possibile oggi votare delle linee guida del genere, perché possono anche essere ben scritte, siamo tutti bravi a mettere parole nere su bianco, ma poi bisogna vedere quello che viene fatto. In questo caso io chiedo un attimino una sospensione del Consiglio, valutarla con il Presidente della Commissione, valutarla con il Presidente del Consiglio, perché dobbiamo avere delle risposte secondo me certe, non abbiamo né i documenti né abbiamo la possibilità di capire queste linee guida. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cercuoli. Io, cioè, la richiesta di sospensione del Consiglio per avere questa informazione credo che sia possibile, che
il contratto deve essere ancora sottoscritto, queste sono soltanto linee guida. Quindi, ma noi abbiamo soltanto questo atto che ci è venuto a Campidoglio, quindi se io sospendo il consiglio per acquisire quali altri atti, non saprei quali altri atti acquisire. Allora, consigliere Poli, lei ha diritto come presentatore della proposta, poi alla fine della discussione di fare un breve intervento. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Lozzi. Allora, noi qua stiamo parlando di linee guida per rinnovare un contratto di servizio. Noi vogliamo rinnovare un contratto di servizio alla società AMA per la gestione dei rifiuti senza aver fatto comunque una preliminare valutazione sul precedente contratto dei servizi, se in questi anni è stato funzionale, se hanno raggiunto gli obiettivi del precedente contratto di servizi, se ciò che si erano prefissi nel precedente contratto lo hanno raggiunto. Diciamo che da un'analisi anche molto superficiale non solo raggiunto nulla, ma hanno fatto meno di quello che un minimo si poteva fare. Come diceva la consigliera Cerconi, dice la raccolta differenziata porta a porta nei municipi. Allora, noi non solo, circa un anno e mezzo fa, nell'approvazione di una risoluzione in cui chiedevamo di essere inseriti come municipio nella, appunto, progetto di raccolta differenziata, vennero dei referenti AMA e ci garantirono che almeno il processo di informazione ai cittadini sarebbe partito da lì nell'immediatezza. Invece è un anno e mezzo che anche i cittadini del settimo municipio non sanno minimamente come su questo territorio extra gra e intra gra sarà affrontato il problema della differenziata. Ci ritroveremo, come in tutti i municipi, ad avere un mese prima dell'inizio il materiale informativo, i cittadini tutti spaventati non sapranno come attuare questa raccolta, anche perché la maggior parte delle difficoltà è che proprio AMA non sa come concretizzare la raccolta differenziata e tutto ciò che viene proposto nelle linee guida sul territorio di Roma. La scusa è che è un territorio differenziato, che ci sono delle zone molto urbanizzate, mentre ci sono delle zone che si prestano meglio alla raccolta differenziata spinta porta a porta, ci sono invece zone che prediligono la stradale. Ma in ogni caso, per far funzionare una raccolta differenziata qualsiasi tipo se ne scelga, sicuramente non si può fare come si fa adesso. Se anche tu scegli una raccolta stradale perché nei quartieri molto urbanizzati dove ci sono i palazzoni è magari più difficile concretizzare una raccolta spinta porta a porta, tu non puoi sicuramente prevederla con i classici secchioni che abbiamo adesso, dove chiunque passa apre, conferisce, non si capisce nulla e chi sbaglia non paga. Si parla di tariffazione puntuale, le tariffe puntuali se ne parla in ogni delibera collegata al bilancio probabilmente da anni, vai a chiedere di metterla in pratica e AMA e il Comune non sanno come fare, perché non si può e non c'è un mezzo e un metodo per poter individuare l'utente che fa una raccolta differenziata in modo corretto e chi non lo fa e quindi va sanzionato. Noi stiamo parlando di sogni. Stiamo parlando di sogni in un'azienda che in questi anni ha fatto fallire la differenziata su Roma perché ci dovevano speculare sopra. Quindi noi parliamo di riciclo, di utilizzo, riuso, sono parole in voga adesso, li mettiamo nelle linee guida, ma poi il contratto di servizi sarà identico a quello precedente, tante belle parole che poi non arriveranno mai a nulla. Adesso chiedi di sostituire un secchione perché è rotto e non hanno il personale per venirlo a sostituire. Chiedi di spazzare più una strada e non c'è il personale. Siamo invasi dalla mondezza, poi da quando firmeremo il contratto di servizio, il mondo dei sogni. Le strade saranno super pulite, gli omini dell'AMA prolifereranno in maniera esponenziale e potranno coprire tutti i servizi. Questo qua non è una soluzione concreta, non è realistica. E soprattutto poi il contratto dei servizi, come dicevamo, verrà stipulato tra AMA e Roma Capitale, i municipi saranno delegati al controllo, noi non riusciamo ad oggi a controllare le competenze di cui abbiamo già carico, come ad esempio la manutenzione stradale, parli con l'ufficio tecnico, gli dici come mai non hai controllato perché là l'asfalto l'hanno messo male, siamo in tre e non possiamo controllarlo. Immagina i municipi che poi da oggi dovranno anche controllare in tutto il territorio del settimo via per via se l'AMA mette in pratica ciò che dovrebbe fare. Sono delle parole inutili, parole vuote.
In questo momento non si possono pensare delle linee guida se l'AMA non ci porta preventivamente un progetto su come risolvere tutte le criticità che sono emerse dal precedente contratto servizi. Allora io chiedo a AMA, hai pensato in questi anni come poter risolvere i problemi che si sono creati? Sì, questo è il progetto. Allora sulla base del progetto si può vedere se... se ci sono delle speranze di miglioramento, ok, allora faccio delle linee guida e faccio un nuovo contratto di servizi. Ma attualmente sarebbero semplicemente parole per prolungare un sistema comunque, anch'esso colluso, che serve semplicemente a far proliferare chi mangia sui rifiuti su Roma Capitale, senza dare nessuna garanzia ai cittadini. Quindi è impossibile votare linee guida così sulla fiducia e soprattutto fare dei contratti pluriennali in una città come Roma, che è in continua evoluzione soprattutto nella parte periferica. Non si può pensare di fare un contratto di servizio valido per 15 anni, perché da qui a 15 anni, se tu in una periferia hai previsto determinati servizi, in 15 anni si può essere triplicata, quadruplicata e non essere più funzionale, ed è quello che è capitato, perché questo contratto di servizi che dura da 15 anni non prevede magari delle spazzature, lo spazzamento di alcune strade dove prima non c'erano abitazioni e quindi era magari plausibile non prevederlo, e ad oggi invece ci sta un incremento di urbanizzazione molto più forte. Quindi probabilmente non si possono fare contratti pluriennali di 15 anni, come diceva bene la consigliera Cerconi. Ditemi quant'è questo contratto di servizio pluriennale, 2 anni, 3 anni, 5 anni, allora ti posso valutare se è realistico o meno. Quindi ad oggi stiamo parlando del nulla, come sempre purtroppo su Roma. Grazie consigliera Lozzi. Consigliera Lancia, prego. Allora, intanto la raccolta differenziata porta a porta a Roma è arrivata al 43%, e questo è un miracolo, perché un anno e mezzo fa, se qualcuno di voi ancora se lo ricorda, era ancora aperta la discarica di Malagrotta, il cui proprietario Cerroni è finito in galera insieme ad altre persone che avevano preso soldi e mazzette per non far fare la raccolta porta a porta, perché soltanto non facendo la raccolta porta a porta si potevano giustificare i guadagni miliardari della Colari. Io ho assistito di persona alle problematiche relative a Malagrotta, con i cittadini che venivano disperatamente a chiedere di chiuderla perché si ammalavano di leucemia, di tumore, per i miasmi che c'erano in tutto quel quartiere, in tutta quella zona. La nuova giunta, l'assessore Stella Marino, appena arrivata, si è trovata sul groppone questa bella grana, e Malagrotta è stata chiusa e il Comune di Roma ha avuto il permesso di ripartecipare ai bandi europei che gli erano stati preclusi perché aveva una procedura di infrazione per l'apertura di Malagrotta. Il porta a porta è partito e prima non si era fatto partire nonostante ci fossero i soldi per farlo partire, adesso è partito, ha raggiunto il 43% e nonostante tutte le difficoltà, tutti i boicottaggi che sono stati fatti, e gli amministratori delegati dell'AMA che sono stati arrestati, le assunzioni clientelari che sono state fatte nel corso delle giunte e degli anni, le cose si stanno modificando. Quindi queste sono linee guida, le linee guida non scendono nella precisione del numero, degli anni, dei contratti eccetera, sono linee guida, poi nel contratto si scenderà nel dettaglio. Io credo che l'assessore Marino e questa giunta, dal punto di vista delle problematiche del porta a porta e della differenziata, meritino tutta la fiducia, perché voi sapete benissimo che dietro lo smaltimento dei rifiuti ci sono interessi criminali, va bene? Siamo circondati da discariche tossiche nascoste, ci ammaliamo di tumore senza neanche sapere perché, abbiamo una regione impestata da rifiuti tossici, abbiamo avuto un cittadino, un poliziotto nato in questo municipio che è morto per aver fatto le indagini in queste discariche tossiche, abbiamo navi intere che partono per la Cina con i rifiuti tossici e questi rifiuti ci ritornano sotto forma di retine
per le patate o per la frutta, biberon per i bambini, giocattoli di gomma, eccetera. Quindi è un affare di entità mostruosa. Io ritengo che noi possiamo dare la fiducia a questa, a questo assessore, a questa giunta rispetto a quello che stanno facendo. Ci vorrà tempo perché l'AMA va bonificata, forse andrà anche venduta e privatizzata, non lo so, ma comunque sono decisioni che non sono ancora state prese, quindi non si può non affidare all'AMA, che è municipalizzata per l'appunto. E quindi ritengo di poter veramente votare questa delibera senza problemi. Grazie consigliera Loncia. Ci sono altri interventi? Consigliere Poli, visto che non ci sono altri interventi, lei ha diritto, prima ha presentato la proposta, di farvi. Io la ringrazio, Presidente, approfitto ovviamente di questa possibilità regolamentare che mi viene concessa per formulare alcune precisazioni. La prima, che voglio dire, non sta a me, cioè non voglio prendere sulle mie spalle tutto il peso delle criticità che sono state evidenziate, tuttavia ritengo che l'intervento della collega Lancia abbia già impostato sotto un profilo politico gli obiettivi che sono stati raggiunti dalla nuova giunta. Mi riferisco adesso ai quesiti che sono stati rivolti dalla collega Cercuoni, che ha effettuato un intervento ritengo estremamente intelligente, come ormai è consuetudine almeno da lei, non parlo ovviamente per l'altro consigliere, insomma. Chiara come cosa? Allora, anzitutto sul primo interrogativo che lei si poneva, collega, devo dirle che probabilmente non ha letto bene le linee guida o quantomeno le premesse, perché l'affidamento ad AMA ci deriva da una deliberazione del Consiglio Comunale del 2000, la numero 141, che già ha stabilito che la durata dell'affidamento della raccolta dei rifiuti fosse per 15 anni e quindi con scadenza 31 dicembre 2015. Quindi questo voglio dire, chiarisce questo tipo di discorso. Non le nascondo che da parte di uno dei colleghi di maggioranza, in particolare il collega Tutino, era stato suggerito di predisporre le linee guida in forma generica, quindi agli erogatori del servizio, ok? Perché questo per dare, voglio dire, un segnale politico ad AMA, che non è detto che Roma Capitale debba necessariamente, questa è la tesi del collega, fare affidamento ad AMA. Ovviamente questo tipo di segnale presuppone tutto un discorso, un'articolazione politica molto complessa, perché comunque AMA è partecipata del Comune di Roma e quindi fino a che non viene privatizzata, pagare un erogatore e avere il carrozzone, come tanti definiscono, mi sembra insomma incoerente come concetto. Per cui queste linee guida, indirizzi programmatici, si riferiscono, voglio dire, alla volontà della nuova giunta e quindi di Roma Capitale di predisporre un nuovo contratto di servizio. Quello che è vigente, e qui mi ricollego all'intervento della collega Lozzi, quello vigente è stato prorogato di anno in anno, e io posso dire senza problemi, che anch'io, voglio dire, ho provato qualche perplessità su queste proroghe. Voglio dire, formalmente la democrazia non dovrebbe avvalersi dell'istituto della prorogatio, ma avere il coraggio di modificare e integrare le proprie decisioni. Le amministrazioni che si sono susseguite, non solo questa attuale, ma insomma anche quelle precedenti, hanno preferito
prorogare di volta in volta quel contratto di servizio che non ci convinceva. Questo ve lo dico, ve lo assicuro, in commissione, peraltro lunedì avremo i rappresentanti dell'AMA. E faccio una parentesi, per lo spostamento del consiglio ovviamente è stato spostato anche l'appuntamento con i referenti dell'AMA, ai quali voglio dire, come presidente di commissione, ma voglio dire, non avrò difficoltà a dare la parola a tutti i consiglieri, potremmo esporre le nostre perplessità per ciò che attiene la gestione diretta di questo servizio, che voglio dire tanto a cuore ai nostri cittadini e che noi stessi subiamo nei nostri territori. Detto questo, è importante approvare le linee guida oggi? Sì, è importante, perché comunque diamo lo strumento all'amministrazione capitolina di poter ridiscutere quel contratto di servizio che nessuno vuole. Io ho apprezzato gli interventi che voi fate spesso in commissione e tutti vanno dicendo: ma quando è che vediamo il contratto di servizio? Gli emendamenti che poi vi illustrerò sono tendenti a ridiscutere concettualmente proprio la delibera. Il primo emendamento, quello che è stato proposto da me in particolare, ma poi il secondo della Giunta, al di là della formulazione che potremmo anche rivedere sulla rappresentanza del municipio che può partecipare all'organismo di controllo, intanto inverte un concetto che è la delibera 129 del 2014, che fissa le linee guida dell'Assemblea Capitolina, che ha approvato una delibera di iniziativa popolare che è estremamente stringente per ciò che attiene alla raccolta differenziata, per cui noi, se inseriti nella formulazione del contratto di servizio, e adesso con questa formulazione il municipio non è inserito, tant'è che c'è l'emendamento, potremmo, in virtù di quella deliberazione dell'Assemblea Capitolina, che ripeto perviene non dal mondo politico ma perviene dai cittadini che chiedono che la raccolta differenziata sia raggiunga determinati ma sia effettuata con determinate metodologie, potremmo intervenire direttamente sulla stesura del contratto di servizio. Poi la rappresentanza, ripeto, o la fa il presidente o la fa l'assessore, l'importanza generale è che i municipi siano presenti all'atto della formulazione del contratto di servizio, e questa, voglio dire, è una criticità che l'emendamento tende a chiarire. Nel contratto di servizio dire che rimandiamo in successivo momento il coinvolgimento dei municipi appare, e condivido con voi che avete espresso questa criticità, ingeneroso per ciò che attiene il lavoro che fanno i municipi. Per ciò che attiene le sanzioni, collega Cerconi, lei avrà potuto apprezzare che alla fine c'è addirittura la sanzione finale che prevede addirittura la rescissione del contratto, ovviamente per inadempienze gravi da parte dell'azienda erogatrice del servizio. A titolo personale io non ho nessuna difficoltà che nelle linee guida sia inserita che i cittadini interessati a un disservizio possono avere una riduzione della tariffa. Mi domando come questo poi possa essere tradotto in pratica, perché facciamo via Tuscolana, che succede? Cioè, chi è che non deve pagare come discorso? Ma tendenzialmente, quindi, come sottosegnale politico sono d'accordo con questo concetto, a tal punto che noi, quando abbiamo fatto la nostra risoluzione e quando abbiamo approvato la delibera in commissione della tariffa, quindi quella collegata al bilancio, abbiamo anche rilevato che, sebbene la delibera preveda dei sistemi di premialità per i cittadini che fanno la raccolta differenziata, il fatto che il nostro municipio non è inserito in questo sistema danneggia i cittadini, perché non dà la possibilità di avere questo riconoscimento in termini economici. Ripeto, qui sotto il profilo politico non ho problemi, e sottoscriverò l'emendamento se lo state predisponendo, non ho problemi. Sotto il problema tecnico amministrativo, poi io voglio vedere come si fa a dire che quelli dei Viale dei Consoli non hanno avuto lo spazzamento e quindi ci hanno, però ripeto, questo è un problema che lo debbono risolvere i tecnici. Sotto un profilo prettamente politico io non posso che condividere le vostre, voglio dire, osservazioni e criticità che avete avanzato, che sono anche le mie, e ripeto, poi nell'illustrazione degli emendamenti
cercherò, per quanto mi sarà possibile, insomma, se sarò in grado, di poter spiegare le finalità dell'emendamento incastrato nella delibera, che modificano politicamente il senso della deliberazione, perché inseriscono quei criteri che hanno richiesto i cittadini con la delibera approvata, la 129 del 2014, quindi dal mese di dicembre, che nelle linee guida, negli indirizzi programmatici, non è citata. Per cui ritengo che questo sia un notevole contributo che il municipio può dare all'amministrazione centrale, che ritengo non avrà nessuna difficoltà a recepire, perché peraltro ha approvato, come ho detto, nel mese di dicembre le nuove linee guida per raggiungere un sistema efficiente di raccolta differenziata. Vi ringrazio. Grazie consigliere Poli. Allora, adesso passiamo agli emendamenti. Allora, sono tutti, il consigliere Tutino ha presentato un ulteriore, durante la discussione, un ulteriore emendamento aggiuntivo che recita così: a pagina 14, dopo il quinto capoverso, aggiungere dopo le parole alla definizione delle eventuali sanzioni, aggiungere alla definizione all'interno dei suddetti criteri sanzionatori delle casistiche in cui l'AMA, in caso di inadempienze, perda il diritto alla riscossione del tributo in specifici quadranti della città. Allora, questo è il quarto emendamento aggiuntivo. Allora, partiamo con gli emendamenti. Allora, primo emendamento. Allora, facciamo i primi tre, per favore. Allora, i primi tre sono tutti a firma del consigliere Poli. Io direi di fare un'unica presentazione, consigliere Poli, un'unica discussione, e poi chiaramente li votiamo per parti separate, poi passiamo al quarto emendamento del consigliere Tutino. Sì, grazie presidente. Allora, l'illustrazione dell'emendamento numero 1, che procedo a leggere perché comunque non sono lunghi. Nella parte deliberativa, alla fine del capoverso nel quale è indicato il parere favorevole del municipio, laddove insomma poi questa votazione si perfezionerà, aggiungere con la seguente osservazione. L'osservazione è la seguente: la proposta di deliberazione numero 14-2015, che è questa che stiamo per votare, sebbene ben strutturata, ha la necessità di essere coordinata con la deliberazione numero 129 adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del 16 dicembre 2014, recante indirizzi per l'avvio del percorso verso rifiuti zero attraverso l'introduzione di un programma di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di decoro e di igiene urbana, tra cui la raccolta differenziata porta a porta spinta dei rifiuti urbani. Si chiede che, in sede di approvazione, l'Assemblea Capitolina richiami, integri e coordini il testo della presente deliberazione con i criteri generali già fissati dalla precedente numero 129 del 2014. Sembra che, credo di, nella formulazione, di essere stato chiaro. Mi riallaccio a quello che ho detto qualche secondo fa: l'approvazione di questo emendamento fa sì che l'Assemblea Capitolina sarà chiamata poi a ridefinire tutte le linee guida con gli indirizzi generali già fissati per la raccolta differenziata spinta, di cui alla recentissima deliberazione 129, che è stata approvata su iniziativa popolare, è stata approvata all'unanimità, da quello che mi risulta, dall'Assemblea Capitolina, per cui non credo che ci saranno problemi a recepirla. È chiaro che questo presuppone che ci dovrà essere un lavoro di coordinamento per affinare quelle parti delle linee guida affinché siano rispondenti al dettato della deliberazione del 2014. Passo all'emendamento numero 2. Gli emendamenti numero 2 e numero 3 sono quelli che ha approvato la Giunta e che, come Presidente di Commissione, mi sono sentito di riproporre all'attenzione del Consiglio, perché la seduta del 10 febbraio la Commissione non è stata nelle condizioni di esprimere il parere, per cui mi sembrava corretto nei confronti dell'Aula di poterli rappresentare, evidenziando l'importanza di questo che vado ad illustrare, che è quello, diciamo, pregnante e che inverte sotto il profilo politico quello che già è delineato nelle linee guida. Procedo a leggerlo.
inserire a pagina 15 dell'allegato A, all'interno del paragrafo denominato partecipazione dei municipi, dopo le parole riferimento territoriale, la seguente espressione: con la richiesta di inserire i singoli municipi rappresentati dai presidenti o loro delegati insieme all'organismo di controllo del contratto di servizio, limitatamente alle sedute aventi ad oggetto il territorio di competenza, con specifico riferimento alle prestazioni di spazzamento e raccolta. Allora, in commissione l'emendamento ha avuto, ha registrato, voglio dire, alcune perplessità, mentre il primo è stato approvato dalla commissione, il secondo ha registrato numerose astensioni, per cui non eravamo in numero legale per poterlo approvare. Ha registrato la criticità sulla rappresentanza dei presidenti dei municipi o loro delegati in seno all'organismo di controllo. Io ripeto, non ho nessuna difficoltà a prevedere la parola un rappresentante del municipio, anche se in una deliberazione la rappresentanza del municipio attiene, per quanto voglio dire possa dispiacere, al presidente. Comunque sia, l'importanza, al di là di questa formulazione, è che i singoli municipi siano chiamati nell'organo di controllo che è deputato a stilare, insieme ai referenti di Roma Capitale e, non oserei dire in contraddittorio, ma spero in collaborazione con la dirigenza dell'AMA, il contratto di servizio. Ovviamente, se i municipi non partecipano alla redazione e noi ci limitiamo ad accettare che in una successiva fase i municipi vengano sentiti per poter, voglio dire, essere soddisfatti, l'ho aggiunta, lo ha fatto e io lo confermo qui, è una formulazione che non ci convince. I municipi devono essere paritariamente seduti al tavolo dell'amministrazione centrale e dei funzionari, dei dirigenti funzionari dell'AMA, per poter stilare il contratto di servizio. L'emendamento peraltro è anche intelligente, perché dice che ogni singolo municipio partecipa per le parti di interesse. Questo che cosa sta a significare? Sta a significare che noi perverremmo nella stesura del contratto di servizio, ovviamente se tutto va bene, insomma non mi sento, insomma, di dire che questo avverrà, e il contratto di servizio generale prevedrà per ogni municipio l'intervento del municipio, che dice: su via Tuscolana devi passare tre volte, la spazzatura devi passare, all'ex nono municipio i 2000 residenti raggiunti col porta a porta spinto, di cui la delibera della Giunta alle mani la dobbiamo implementare, io sono contento se questo avviene. Ripeto, esserci significa poter condizionare, non esserci significa essere relegati ad una scelta di secondo livello che probabilmente non ci soddisferà. Per cui l'emendamento numero 2 ritengo che sia importante. Sull'emendamento numero 3, che adesso illustro, inserire a pagina 9 dell'allegato A, all'interno del paragrafo informazione, comunicazione e vigilanza, dopo le parole anagrafe pubblica dei rifiuti urbani, la seguente espressione, quindi informazione, come ad esempio nel segmento della raccolta e dello spazzamento attraverso apposizione di segnaletica verticale con indicazione dei giorni e orari di spazzatura per ogni strada secondo il contratto di servizio. Questo è un emendamento che ha registrato non un'astensione ma addirittura la contrarietà di alcuni consiglieri che, forti dell'esperienza della scorsa consigliatura, in particolare nell'ex nono municipio, hanno ritenuto che il sistema che è stato usato, adoperato nella scorsa consigliatura non fosse aderente alle aspettative dei cittadini, perché avere dei cartelli che segnalano il martedì dalle 10 alle 13 non dovete parcheggiare perché dobbiamo spazzare, non ha assortito gli effetti dovuti e ha avuto l'effetto anche di incentivare da parte di Roma Capitale la combinazione dei verbali e quindi delle sanzioni per i divieti in questi orari. Io ripeto, non ho l'esperienza dei colleghi del nono municipio, se dicono che la cosa non è andata bene per le multe, posso dire però che se vogliamo spazzare le nostre strade qualche sistema lo dobbiamo trovare. È stata avanzata in commissione, concludo Presidente, anche l'opportunità
che il sito internet del nostro municipio contenga la cartina di tutte le strade con la leggenda, quindi con l'esplicitazione delle volte che deve essere spazzata, eccetera eccetera. Se voi volete questo tipo di richiamo, ma questa è una valutazione che vi lascio, sono disponibile anche a presentare un subemendamento che emenda il mio, questo che peraltro è quello della giunta, che prevede, oltre alla segnaletica ove possibile, considerando i problemi che sono stati evidenziati, che comunque sul sito internet istituzionale strada per strada sia indicata, in modo che ogni cittadino può verificare personalmente se a via di Tor Vergata devono passare mercoledì e non passa, abbia la facoltà di segnalare solo al municipio ma anche all'AMA la propria inadempienza. Quindi questo per stimolare anche una partecipazione civica di tutti i cittadini e una collaborazione che ritengo che possa essere proficua. Ripeto, questa però è una valutazione che metto alla vostra attenzione, essendo disponibile comunque a subemendare l'emendamento della Giunta in questo senso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Poli. Un attimo. Consigliere Tudino, presenta il suo emendamento? Sì, il testo mi rioccorre perché l'ho consegnato, non credo sia stato già fotocopiato. Arrivo. Grazie Presidente. Ecco, anche nel caso in questione, come lista civica abbiamo inteso venire incontro a ciò che usciva dalla discussione, ovvero uno dei punti che sono stati messi in evidenza è il fatto non solo della possibilità di sanzionare AMA nel caso in cui la raccolta o lo smaltimento non avvenga nelle maniere giuste, ma anche nella possibilità di non pagare il tributo. Perciò ecco, spero che dopo l'intervento ci sia magari la possibilità anche di un minuto o due minuti di sospensione per far girare l'emendamento e farlo conoscere, ma non credo che questo abbia bisogno di commenti, lo decide, c'è il Presidente apposta. Il suo emendamento. Allora, con l'emendamento si chiede che laddove si parla, mi rivolgo in particolare a chi ha posto questo problema, per esempio l'ha posto la consigliera Cerconi, tra l'altro, laddove si parla dell'organismo di controllo, della possibilità sanzionatoria, cioè cosa possiamo fare ad AMA se non agisce, aggiungere questo. Dopo alla definizione di eventuali sanzioni, che è a pagina 14, che l'organismo di controllo provveda alla definizione all'interno dei suddetti criteri sanzionatori delle casistiche in cui l'AMA SPA, in caso di inadempienze, perde il diritto alla riscossione del tributo in specifici quadranti della città. Credo che sia un aspetto molto, molto importante e anche dirompente, ovvero laddove l'AMA non raggiunga livelli di inadempienza gravi, il nuovo contratto deve prevedere la possibilità in alcuni settori di non riscuotere il tributo. Mi è stato detto, per esempio, ma questo potrebbe portare anche al fallimento, ma questo sinceramente non è un problema dell'utente, non è un mio problema di consigliere, sarà un problema di AMA SPA che si attrezzerà in questo senso. Io penso che, sapendo di poter incorrere in tali sanzioni, qualunque ditta provvederà a efficientarsi in maniera tale da non incorrere in sanzioni così gravi, e quindi laddove siano previste non vedo l'eventuale danno, vedo solo una potenzialità in più per l'utente. Spero dunque che soprattutto dalle parti da cui è venuto, diciamo, la richiesta di questa, da parte di Fratelli d'Italia, ma insomma credo che venga da molti cittadini una richiesta del genere, ovvero perché devo pagare se non ricevo il servizio,
Quindi mi rivolgo a questi cittadini, mi rivolgo alla maggioranza di cui faccio parte, mi rivolgo alla minoranza che ha fatto questo tipo di richieste più che legittime. Mi pare un emendamento in questo senso dirompente da un punto di vista politico e che apre grosse possibilità di autodifesa ai cittadini. Ripeto, alla definizione all'interno dei suddetti criteri sanzionatori delle casistiche in cui l'AMA S.P.A. in caso di inadempienze perda il diritto alla riscossione del tributo in specifici quadranti della città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Allora, apriamo la discussione su questi emendamenti. Ripeto, 3 minuti, uno per ogni gruppo. Allora, la discussione unica su tutti e 4 gli emendamenti. Questo consigliere Tutino, abbiamo deciso così. Allora, facciamo un'unica discussione sugli emendamenti presentati. Chiaramente la votazione avverrà uno per uno, normale, come abbiamo sempre fatto. Allora, consigliere Matroni, la prego. Veloce. Allora, per quanto riguarda il primo emendamento, mi sembra che già tempo addietro, 2 o 3 mesi fa, è stata votata una risoluzione dove si davano delle linee guida all'AMA. Se voi vi ricordate, solo un pezzettino che riguardava quando addirittura nei raccolta differenziata parlavate della rimozione dei cespugli bordo strada, non so se ve lo ricordate, e lì già avevate parlato chiaramente della raccolta differenziata. Pertanto mi sembra superfluo il primo emendamento, almeno per quanto mi riguarda. Per il secondo emendamento io continuo a ribadire, lo dico ormai da 2 anni, che non abbiamo l'assessore referente. Continuiamo a mettere anche qui il presidente o un suo delegato, ma il suo delegato non c'è, sempre il presidente. E allora mi sembra una cosa, pure questa, è ora di farla finita, perché dopo 2 anni credo, almeno io non l'ho mai vista in commissione, anche se non faccio parte della commissione, non ho visto mai e sentito parlare la mia presidente di rifiuti o e quant'altro in commissione. Pertanto credo oberata di lavoro dovrebbe finalmente una volta fare un passo indietro d'umiltà e dire: voglio delegare il tutto a un assessore. Chi è? Quello de Selle, quello del PD, a un assessore, per farla finita. E pertanto continuare a dargli ancora al Presidente, significa che a noi il Presidente non ci si fila e noi continuiamo a dargli gli incarichi. Pertanto per me il secondo punto non è, anche questo è negativo. Per quanto concerne il terzo punto, la raccolta differenziata, se non erro già il posizionamento delle paline lungo i bordi stradali, che già ci stanno, ma ci stanno da in tempo, ne penso 10 anni, 15 anni, non hanno avuto più esito per un semplice motivo, perché andiamo a penalizzare giustamente sempre chi parcheggia a bordo strada. Allora gli facciamo la contravvenzione, però anche facendo la contravvenzione 40, 50, 60, 100 euro, lo punirà una volta, dice la prossima volta questo non ci si mette, giustamente, però ce se ne metterà un altro. Ma il problema qual è? Che dovrebbero intervenire i vigili dovrebbero intervenire oltre che le multe anche col carattrezzi per procedere alla rimozione, perché altrimenti non c'è senso contravvenzionare sempre l'utenza. E allora non abbiamo i mezzi necessari per procedere alla rimozione delle auto in sosta, che è il problema principale, perché ripeto, le paline ci sono, andate a Viale dei Consoli, andate a Fabrizio Luscino, dove andate, e mi ricordo che questo ci fu già nell'altra consigliatura, e fu proprio il presidente della commissione dei lavori pubblici che se ne occupò, il consigliere De Panfilis, dove facemmo diverse riunioni, e il problema è stato proprio questo, era il problema della rimozione, cioè contravvenzionare l'utenza non risolveva il problema, faceva soltanto cassa al comune, ma purtroppo non avevamo, ripeto, i mezzi necessari per procedere successivamente alla pulizia, perché la macchina contravvenzioni, il giorno dopo questo trova la contravvenzione, porta via la macchina e la strada è rimasta sporca, non è che tornavamo a ripulire quel punto. Pertanto o si faceva un discorso di rimozione dicendo: ok, quel giorno si apre, quel giorno si pulisce Viale Spartaco tutta, ok, ci si mette a disposizione i vigili, ci si mette a disposizione i carro attrezzi, a quel punto la pulizia avviene. Ma posizionare, ripeto, le paline soltanto per dire contravvenzioniamo non è una soluzione idonea. Pertanto pure per questo emendamento
Io sono favorevole, contrario, scusate. Per il quarto emendamento, cioè addirittura parlare di AMA che se non fa il proprio lavoro non fagli pagare il tributo al cittadino, mi sembra una cosa, cioè parliamo del sesso degli angeli, parliamo proprio, siamo in un'altra dimensione che neanche voglio prenderlo in considerazione questo emendamento, pertanto come io, non so la consigliera Tredicini se è d'accordo, ma io anche sul quarto emendamento purtroppo non sono favorevole. Poi per corpo della delibera poi andiamo a vedere, perché ma queste sono le mie considerazioni. Grazie consigliere Matteo. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Allora, sugli emendamenti, giusto Presidente? Sugli emendamenti. Faccio presente, scusi consigliere Giuliano. È stato presentato all'emendamento numero 3 un subemendamento che ve lo leggo, scusi un attimo. Lo leggo. Modificare il testo dell'espressione aggiuntiva dell'emendamento 3 come segue. Come ad esempio attraverso apposizione segnaletica verticale, quanto possibile, nel segmento della raccolta e dello spazzamento, nonché con l'inserimento sul sito internet istituzionale di un avviso generale contenente le indicazioni del giorno e degli orari di spazzatura per ogni strato, secondo il contratto di servizio. Prego consigliere Giuliano. A firma? Firma il consigliere Poli. Prego quindi consigliere questo, Giuliano. Presidente, scusi, allora, visto che c'è questo anche subemendamento, quindi sarebbe un subemendamento all'emendamento aggiuntivo numero 3? Allora, a parte che io non so se adesso intervenire sugli emendamenti oppure fare un po' il resoconto di quello che sta girando, perché se no rischiamo di votare delle cose o dire o fare delle affermazioni in funzione di certi argomenti che poi sono stati messi in momenti diversi. Quindi penso che sia interessante fermarci e degli emendamenti rifare un passaggio, ok, con i capigruppo o chi vuole, insomma, per dire allora c'è questo e questo, e così almeno uno poi, no? Visto che qualcuno è stato fatto anche al volo, ha un quadro chiaro. Io penso che sia più intelligente, poi se vogliamo andare avanti andiamo avanti, non è un problema. Decida lei, insomma, oppure anche in funzione dell'aula. Chiede la sospensione. 5 minuti. Allora, vabbè, diciamo che visto che è stato presentato nel corso della discussione un emendamento e un subemendamento, un emendamento già presentato, forse è opportuno, diciamo, con il capigruppo e i consiglieri, chiaramente i firmatari degli emendamenti, sospendo il consiglio 5 minuti. Consigliere Lancia, che c'è? Volevo soltanto ricordare al Consiglio che abbiamo votato una delibera sulla trasparenza in cui queste cose erano previste, cioè che i contratti di servizio fossero messi sul nostro sito istituzionale, a parte che l'AMA già ce l'ha, perché se andate sul sito dell'AMA e mettete la vostra strada, sì, c'è scritto pure quante volte dovrebbero passare al giorno a pulire, ma era già previsto nella delibera della trasparenza che tutte queste cose fossero messe sul sito, non solo per la strada, ma anche per la spazzatura. Sospendiamo, andiamo a discutere e vediamo. Vabbè. Scusate, ma è stata fatta una richiesta, sospendo il consiglio 5 minuti, i firmatari degli emendamenti con i consiglieri interessati si vedono. Grazie. 5 minuti non di più. Grazie. Riapriamo il consiglio. Allora, c'è qualche confusione? Che avete concertato? No. Ma non ho capito, ma un altro emendamento, subemendamento modificato che ha presentato prima, perché chi l'ha presentato? Prima Davide Tutino, il problema era che era scritto una cosa che non poteva. Quindi il numero 4 viene ritirato? No, viene. Sì, viene modificato. Viene modificato. È un subemendamento allora? No, no. Scusa, però no, non è possibile procedere in questo modo, allora, se io modifico un emendamento, un subemendamento, scusi, lo so, posso intervenire un attimo, presidente? Presidente, mi ascolta un attimino. Adesso procediamo. Allora, scusate, allora stavamo. Avevamo interrotto
la discussione sugli emendamenti, quindi io ho interrotto il consiglio che stavamo facendo la discussione sugli emendamenti, su tutti gli emendamenti presentati, quindi continuiamo la discussione sugli emendamenti. Allora, chi vuole intervenire? Consigliere Giuliano. No, c'ero io prima. C'ero io prima, no. C'è. Allora. Poi se mi dà il suo gettone le faccio parlare prima a lei. Tre minuti, consigliere Giuliano, no. Prego. Per tutti gli emendamenti 3 minuti. Faccio 4, guarda. Grazie. Prego. Allora. Quindi cerchiamo di essere veloci. Per quanto riguarda l'emendamento numero 1. In riferimento appunto alla delibera 14.005, quindi anche quella diciamo di iniziativa popolare, la 129 eccetera eccetera, è ovvio che per quanto riguarda l'inserimento no, di un programma di gestione dei rifiuti all'interno del contratto dell'AMA e quindi anche la spinta per la differenziata del porta a porta, questa è una cosa che mi sembra ovvia, è solo il risultato di tante diciamo, discussioni e tanti argomenti effettuati nella commissione, che volevamo che questo municipio potesse entrare prima possibile nell'ambito della differenziata, visto che siamo comunque quelli che ci stanno limitrofi, sono stati tutti al piano regime, solo noi che siamo il come si dice il municipio più grande di Roma. Certo è che poi è normale che questo slogan, no, ama Roma, dovrà essere cambiato, perché secondo me ma Roma non ama l'AMA, ok? Cioè, quindi questo è un discorso che ci deve essere da guida, no? Roma non ama l'AMA, perché per tutto quello che sta succedendo ovviamente non ci viene in aiuto. Nelle linee guida manca anche la relazione, prima quando diceva la mia collega, insomma, perché nel riferimento manca la relazione, quindi questo è un elemento che ci ha portato comunque ad avere meno, no? Meno quadro di quello che poi è il fine di queste linee guida che volevano darci, quindi a noi ci serve questo e siamo sempre collegati al fatto che mancano, poi il contratto di servizi sarà a posteriori. E per quanto riguarda poi ovviamente i tempi e modalità di tutto questo sono importanti, no? C'è l'altro emendamento che dice che dobbiamo appunto mettere sul sito la situazione generale dell'attività che l'AMA fa sul nostro territorio, quindi strade, piazze, quello che eccetera eccetera, ma se non sappiamo come vengono effettuati gli interventi nei tempi e nei modi non potremo mai capire e verificare quello che succede, quindi se loro rispettano o non rispettano una sorta di contratto, e questo per noi deve essere fondamentale. E certo che poi, no? Allora, dopo tutto gli emendamenti, non è che questo discorso per quanto riguarda, no, la votazione sembra che andare sulla fiducia, cioè non possiamo permetterci su cose di questo tipo di votare sulla fiducia, quindi alla Fratelli d'Italia Nazionale per quanto riguarda cercherà di essere contributiva con gli emendamenti dove servono e dove serve l'appoggio per poter migliorare anche, come si dice, dal punto di vista amministrativo quello che verrà fatto, ma è normale che non si può votare sulla fiducia qualcosa che poi faranno altri, ok, e che comunque avranno mezzi e conoscenze diverse a differenza nostra per poter intervenire e dare il proprio giudizio. Poi parliamo, ovviamente, mi prendo questi 30 secondi per dire che dobbiamo sempre fare i conti al di là degli emendamenti, insomma, che poi, no, possono essere sostenuti, no, abbastanza. Il discorso è, noi dobbiamo capire che per fare quello che dobbiamo fare, e soprattutto sul nostro territorio, l'AMA ha bisogno di mezzi e personale. Quindi facciamo i conti senza l'oste, perché comunque sia, nel momento in cui nasce l'esigenza, l'emergenza o la forte necessità di dover intervenire, poi, no, rabbattiamo, perché si va sempre in emergenza, rabbattiamo quello che è possibile fare, no? L'AMA arriva e dove arriva mette il segno. Invece poi ci vuole, per fare questo ragionamento, il 43% che ha detto la collega Lancia, non lo so da dove esce fuori, io mi ricordo pure che c'era il 37% nella scorsa consigliatura, ma se vogliamo far gioco a numeri ci serve a poco, perché nell'ambito di 2 anni è stato aumentato il 6%, è tanto, è poco, non lo so.
Io non mi soffermerei su questo fatto, perché sennò dovremmo anche dire che chi precedentemente, prima dell'amministratore delegato Fortini, c'era il presidente Benvenuti, che comunque ha sventato un appalto in 10 anni alla Colari per 50 milioni, va bene, però alla fine poi è stato cambiato uguale, cioè ha fatto il suo dovere come presidente dell'AMA, ma poi è stato comunque dimesso. Cioè, quindi alla fine che vogliamo parlare? Cioè di merito o di cose? Sappiamo che queste cose funzionano al di là, quindi non è se tu sei bravo rimani al di là della posizione, no, c'è lo sport system e quindi tu devi essere cambiato, poi sei fatto il fenomeno. Abbiamo risparmiato un contratto da 50 milioni con Colari, quello che è poi De Malagrotta, che è quello che poi la consigliera prima ha detto abbiamo chiusa, ma questa cosa andava chiusa anni fa. Vi ricordo solo che regione, comune e provincia, e qualcuno dice ma la provincia c'è sta più, però qualche tempo fa c'è stava, no? Che succedeva? Erano loro che dovevano decidere se chiude Malagrotta o non chiude Malagrotta, ok? Quindi facevano a scarica barile, a regione non interveniva, il comune provava, poi faceva un passo indietro, la provincia, beh, io non lo so, ok? Ma loro avevano le competenze per poterlo fare, non l'hanno fatto, lo sappiamo perché non l'hanno fatto, è ovvio, perché c'era dietro chi aveva la potenza per poter comunque impedire, e sappiamo quindi Colari e Company, e poi all'interno di questo su Roma abbiamo pagato anche il fatto che l'emergenza e quindi la monnezza che pure questi giorni vediamo, perché a me mi arrivano le foto, ma sono convinto che arriva a tutti i colleghi, no? Che è ciclica, guardate caso, è ciclica, ogni 8 giorni si riempiono i cassonetti, perché o vanno a risparmio e quindi non escono, o c'hanno i mezzi che non funzionano, o c'hanno il personale, cioè non è che ci stanno altre spiegazioni, però l'emergenza ha permesso a chi di dovere di mettere le cooperative, perché stiamo sempre in emergenza. E poi è successo fuori che alcune cooperative sono state indagate. Quindi voglio dire, Giuliano, no, capisco che l'argomento suscita, però siamo in discussione sugli emendamenti. Di utilizzare questo tempo per comunque con tramite gli emendamenti per dire qualcosa, visto che dopo c'è sta solo, diciamo, la dichiarazione di voto. E quindi pensavo che era giusto comunque fare una riflessione ulteriore su questo, no? Quindi noi che siamo poi alla fine gli utenti finali, cioè siamo quelli all'avamposto dell'utente finale, del cittadino, siamo noi, no? Quindi come a noi dà fastidio questo che arriva qui, dà fastidio pure al cittadino che gli torna. Cioè se noi non siamo convinti di votare qualcosa dove non ci mettono la condizione di capire come, quando e perché, ma può essere contento il cittadino, no? Se non siamo convinti noi, immaginate la gente che sta sul territorio, che non conosce, non capisce, non lo capiamo noi, non lo capiscono loro giustamente, perché non hanno i mezzi, le carte e le nozioni, e quindi la gente è incazzata. E noi non possiamo permettere che questa incalzatura rimanga fine a se stessa, ok? Anche se il termine incalzatura non è francese, non è proprio francese, però rende l'idea. Quindi per quanto riguarda gli emendamenti, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale è favorevole al primo, al secondo, questo, il terzo non c'è più, perché mi sembra. E il quarto che abbiamo messo adesso come modificato ancora, ok, va bene? Se si è capito qualcosa io mi auguro, ma pure noi stiamo così, allora, stiamo chi pezzi di carta volante. Lo so, allora, se siamo ancora in fase di discussione, allora, ci sono altri interventi sugli emendamenti, non siamo in dichiarazione di voto, siamo in discussione. Va bene, d'accordo, ha già fatto la dichiarazione di voto. Prego, consigliere Matrona. Lei era già intervenuto però sugli emendamenti. Aveva iniziato e poi. No, era Sosia. Abbiamo sospeso? Vabbè, prego, consigliere Matrona, prego. Non lo so, ha chiesto la parola. No, io ho chiesto che. Allora, di tutti gli emendamenti soltanto. Il terzo, quello che sia, credo che sia stato. Sui singoli emendamenti, consigliere Matrona, vabbè, non intervenisco a niente. Che cortesia, su. Rinuncio all'intervento, ma voglio puntualizzare una cosa soltanto. È stata fatta una riunione di capigruppo dove sono emerse alcune criticità sugli emendamenti. Io volevo spiegare soltanto questo. Però se il mio intervento è ostacolativo a qualche cosa, ostacolativo non piace di più, a questo punto non rinuncio all'intervento e vado sulla delibera. Grazie. Scusate.
altri interventi sulla discussione? Allora, discussione non dichiarazione di voto, ripeto. Consigliere Ciancio, prego. Sulla discussione, Presidente, grazie. Per quanto riguarda, io faccio una panoramica veloce ma soft, poi alla fine naturalmente l'intento generale lo sapete tutti. In merito alla 129, importantissima delibera da inserire e quindi nelle linee guida, io vi devo raccordare e dire una cosa molto importante, che non è la 129, la 129 ha recepito la proposta 147 della Giunta dell'agosto e che ci sono gli indirizzi per un percorso di verso rifiuti zero. Quindi facciamo mente locale che cosa andiamo a inserire in queste linee guida. Quindi prima raccomandazione, scriviamo le cose giuste perché il testo della delibera 129 recepisce per intera una proposta di agosto, la 147, ditemi se sbaglio. Grazie, poi vado all'emendamento numero 2. Numero 2, l'ho detto in commissione, non è una questione di chi, come, quando. Ritengo che nella delibera originaria ci sono tutti gli elementi per dire chi deve andare a fare il contratto di servizio. Vogliamo mandare, è ovvio che ci andrà qualcuno, non è che il municipio non ci sarà e non sarà presente, è stato sempre presente. Il problema è che non dobbiamo assolutamente mettere degli equivoci chi deve andare, perché la politica poi è fatta questo, quell'altro, l'assessore, il delegato, i municipi ci devono essere, il presidente ha le sue funzioni, ci mancherebbe, non ritengo che debba essere puntualizzato. Andiamo avanti, emendamento numero 3, finisco qua. Su questo emendamento è una questione di costi, è una vorrei finire, caro. Scusate, consigliere, prego. Finisco. Buon senso ci vuole, poi possiamo approvare tutto. Se noi approviamo questo emendamento, noi siamo nella situazione più degradata possibile dappertutto. Diceva bene prima la consigliera del Movimento 5 Stelle, noi vorremmo con un contratto di servizio invertire un po', ma se gli diamo la possibilità, se gli diamo la possibilità, per favore, su, consiglieri, per cortesia, prego, consigliere Ciancio. Prego. Sull'emendamento numero 3, quindi, noi ci ritroveremmo in fase di contratto di servizio a chiedere un tipo di spazzamento con le paline che costa di più e non lo eseguiranno. Stranamente succede sempre questo, che l'AMA poi non fa quel tipo di spazzamento. Uno, perché per qualsiasi macchina che è in divieto di sosta non potrà fare uno spazzamento che costa di più. Bene, io non ho avuto l'emendamento soppressivo. Io sto. Bene, quindi non c'è. Grazie consigliere. Quindi mi fermo. Scusate, per. Presidente, il microfono. Quindi io se tutti i consiglieri mantenessero un po' di disciplina. Io voglio finire l'intervento. Io sono contento. Per cortesia. Sono contento che i consiglieri abbiano capito l'equivoco che c'era dietro le palline. Era una questione di costi. Costi in più nel futuro contratto di servizio, fine. Grazie, ho finito rimarcando le posizioni che ho detto sugli altri emendamenti, grazie. Allora, altri interventi, discussione generale sugli emendamenti? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, emendamento numero 1. Eccolo qua. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Matrona, prego. No, la votazione no. Allora, l'emendamento numero 1 è
l'ha detto già, l'ha fatto, dice al centro. Quindi quanto sono gli emendamenti? Lo so che crea problemi, no, fare dichiarazioni. Sto facendo la dichiarazione, posso fare o non posso fare? No, signor maestro, me lo dica lei. Già si è dichiarato come avrebbe votato. Voglio cambiare la stesura. Allora, non si può per due motivi. Primo, perché già sono state date, e ripeto, delle indicazioni con una risoluzione votata a maggioranza assoluta circa 4 mesi fa, forse 5, forse se non sbaglio a luglio del 2014, dove voi della maggioranza e qualcuno anche dell'opposizione ha votato quella risoluzione dando delle indicazioni, delle linee al Presidente affinché si facesse parte attiva con l'AMA. Non sappiamo che fine ha fatto quella risoluzione, non sappiamo nulla, e adesso ci presentiamo con un emendamento che non fa altro che richiamare quella risoluzione che non si sa che fine ha fatto. Non è cazzo, non è quello che dici te, no, ho ripetuto quello che ha detto il consigliere Poli, no? Perché si parla addirittura della pulizia dei cigli stradali. Vabbè, andiamo avanti. Il numero 2 non si fa, il numero 2 no. Contrario al numero 1. Contrario. Va bene. Basta. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Laddaca, lista civica. Grazie Presidente, molto brevemente, solo per ribadire quello che è stato detto anche in commissione. Io capisco chi mi ha preceduto che bisogna, cioè, ogni tanto sollevare un po' di questioni su voti precedenti, su voti, lo capisco, però qui si chiede semplicemente di armonizzare questa proposta con una delibera già approvata dall'Assemblea Capitolina, che riguarda oltretutto una delibera su iniziativa popolare, quindi insomma cerchiamo di anche, come dire, poi capite un po' bene quello che stiamo proponendo e quello che si sta cercando di votare, insomma, evitando poi eccessive strumentalizzazioni. Quindi qui si chiede semplicemente di inserire un riferimento a una delibera già approvata in Assemblea Capitolina poche settimane fa e che ovviamente, riguardando sempre i rifiuti, in particolare gli indirizzi per un avvio di percorso verso rifiuti zero, sembra quantomeno, ma direi logicamente ragionevole, che sia richiamato in questo contratto di servizi con AMA, e quindi voteremo favorevolmente a questo emendamento. C'è altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Lancia per il PD, prego. Sì, il Partito Democratico non voterà questo emendamento perché lo ritiene inutile, grazie. Consigliere Cercone e Fratelli d'Italia. Allora, noi, come ripeto quello che ha detto il collega, ci trovate d'accordo sugli emendamenti, siamo contenti che... Solo uno, perdonatemi. Ok, allora scusate, pensavo anche alla dichiarazione di voto tutti insieme. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Vediamo prima i gruppi politici. Allora, non ce ne sono più, consigliere Poli, in difformità dal gruppo PD, prego. No, contrario. In difformità alla espressione del gruppo municipale, ovviamente, quindi debbo dire che mi stupisce un po' che venga espresso un voto contrario, considerando che altri municipi e proprio i gruppi consigliari di altri municipi hanno addirittura elaborato una serie di emendamenti che sono stati consegnati anche all'assessore Marino e Stella, ovviamente Marino, che sono puntuali e che addirittura vanno ad incidere su ogni singolo articolo delle linee guida. Questo ovviamente aveva una formulazione molto più generica perché non c'è stato il tempo e soprattutto non ci sono state le condizioni politiche per poterlo affrontare. Non è che il dispetto si fa al proponente, perché voglio dire non c'è nessun tipo di problema. Dire che nel contratto di servizio non debbano essere richiamati i criteri generali stabiliti sia dalla Giunta Capitolina in agosto, ma soprattutto approvati dall'Assemblea Capitolina, adesso vi dirò anche se all'unanimità, eh?
c'è stata qualche astensione, ma comunque tutti... Beh, tanto vai a vedere perché non adesso far segretario a te. Esatto, c'è stata qualche astensione. Dichiarazione di voto. Sì, quindi... No, siamo tutti diversi. Sono ovviamente il mio voto non può essere che in linea con l'orientamento generale del partito a livello cittadino e in difformità con quello che è emerso oggi in consiglio. Sì. Allora, non c'ho altre dichiarazioni di voto, quindi passiamo alla votazione dell'emendamento numero 1. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Contrario. Nessuno. Chi si astiene? Contrario. Contrari? Matronolo e Tredicina. Chi si astiene? Quindi? Allora, l'emendamento è approvato con 10 voti a favore, 2 contrari e 6 astenuti. Passiamo all'emendamento numero 2. Allora, emendamento numero 2. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Scusate? Emendamento numero 2, dichiarazione di voto? Consigliere Matronova. Scusi. Per il numero 2, per un motivo molto molto banale, forse superfluo, la Giunta si è riunita e ha espresso il proprio parere. La stessa Giunta, lo stesso Presidente che doveva essere qui presente, non solo non è presente qui, visto che è stata presentata alla Giunta l'emendamento, che la Dalib, sì, l'emendamento, lo stesso emendamento che ha presentato il consigliere Poli, è stato presentato dalla Giunta, è vero o sbaglio? Allora la stessa Giunta che non solo è assente oggi, che non c'è un valido rappresentante, perché sicuramente, signor Presidente, bisogna cambiare il sistema del Consiglio, perché siccome questa Giunta continua a riunirsi di giovedì e lei continua a fare il Consiglio di giovedì, è ora che lei sposti il Consiglio a martedì, così la Giunta è obbligata, non ha più motivazioni per venire, per non venire. Quindi, signor Presidente, la invito gentilmente e formalmente a spostare la convocazione del Consiglio al martedì per far sì, per consentire alla sua Giunta di intervenire, e questo per un motivo è fatto. Al di là degli emendamenti, per quanto riguarda il 2, la stessa Giunta, scusate, il nostro Presidente, che io continuo a vedere purtroppo assente in tutto, a meno che non si parla di qualche celebrazione, di qualche commemorazione, di qualche, lasciamo, non vado oltre perché sennò rischio di affondare su me stesso, lo stesso Presidente non si... con la competenza AMA non si è mai degnato di arrivare in commissione. Allora io voglio dire, no? Ma noi qua che sta a fare? Alza le mani e abbassa la mano, cioè, perché da sopra, dalla Torre d'Avorio, qualcuno per spingere il bottone è automaticamente alzata la mano. Non si può più fare questo, non si può più fare. È ora che il nostro Presidente scenda e dopo te lo esprimo, scenda dal suo piedistallo di avorio, dalla sua torre di avorio, scenda in questo Consiglio e si venga a confrontare. Non si deve confrontare soltanto quando vengono alcuni, vabbè, non diciamo che cosa, vengono qui, e quindi giustamente lei quando deve apparire appare e fa tutto quello che vuole. Dichiarazione di voto, dichiarazione che ho detto, che può essere, scusi, dà un parere alla Giunta e non se ne sente il Consiglio, ma quindi è contrario, dà il parere, presenta a Poli il suo emendamento che è quello della Giunta e non c'è nessuno che viene in commissione, ma posso dare un parere favorevole? È contrario, e abbiamo allora, capito, non lo dica,
Altre dichiarazioni di voto? Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Lardaga, lista civica. Grazie Presidente, perché insomma, noto sempre che parliamo sempre del merito delle cose, no? Siamo sempre sul pezzo, cioè parliamo dell'importanza di alcune cose, poi in tutti i consigli urliamo che il municipio deve essere partecipe, che il municipio non conta niente, il decentramento, e dobbiamo essere presenti alle decisioni. Poi quando si dice tutti insieme, dopo averlo detto in commissione, che chiediamo l'inserimento del municipio al tavolo di concertazione dei provvedimenti dell'AMA, ci asteniamo perché non c'è rappresentante della giunta in consiglio. Allora io vorrei che ci fosse un po' più di serietà e di responsabilità, senza contare dalle continue accuse al modo in cui uno vota o non vota il municipio, per cui io, Presidente, la chiedo cortesemente di richiamare all'ordine la prossima volta il consigliere Modrovola, perché è offensivo. Consigliere, lo faccio, non si quindi, preoccupi, prego, faccia dichiarazione di voto. La nostra dichiarazione di voto è ovviamente favorevole a questo emendamento, di cui abbiamo parlato in commissione con chi c'era e con chi ha partecipato ai lavori, e quindi siamo convinti favorevoli su questo emendamento. Altre dichiarazioni di voto sull'emendamento numero 2, consigliere Benassi Sella. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe. Dunque il nostro voto è favorevole all'emendamento anche per le ragioni che ha ricordato poco fa il consigliere Addaga. Noi pensiamo che appunto se si va in un'ottica di decentramento per cui i municipi devono essere protagonisti, sia giusto che un rappresentante del municipio, in questo caso come indicato dall'emendamento, presidente o suo delegato, è evidente che almeno questa è la mia interpretazione, si faccia riferimento all'assessore delegato, perché comunque è una norma. Madonna, per cortesia, su, non è possibile. Benassi, prego. Sì, un emendamento che comunque è generico, perché per gli altri municipi appunto magari non è la stessa cosa, per cui siamo assolutamente favorevoli a questo emendamento e grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, allora. Passiamo alla votazione. Emendamento numero 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora? 7 favorevoli, 2 contrari e 9 attivi. Allora, com'è? Vedi che 5 favorevoli. Allora, non è approvato con 7 voti a favore, 2 contrari e 9 astenuti. Passiamo all'emendamento numero 3, che è stato modificato. Allora, l'emendamento iniziale era stato soppresso, poi dopo la riunione è stato modificato, praticamente ve lo leggo, inserire a pagina 9 dell'allegato A, all'interno del paragrafo informazione, comunicazione e vigilanza, dopo le parole anagrafe pubblica dei rifiuti urbani, la seguente espressione: l'inserimento sul sito internet istituzionale di un avviso generale contenente le indicazioni dei giorni e degli orari di spazzatura per ogni strada, secondo il contratto di servizio. Allora, questo è il testo dell'emendamento numero 3. Ci sono una dichiarazione di voto? No. E passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario?
Chi si astiene? Nessuno. 18 voti favorevoli, approvato. Approvato con 18 voti a favore. Allora, scusate un attimo, pronto. È municipio, sono ancora a consiglio. Sì, vabbè. Allora, emendamento numero 4. Scusi, anche questo... Presidente, l'emendamento numero 4 non è stato neanche illustrato, lo possiamo almeno spiegare? O lo legge lei e vediamo? È stato illustrato dal consiglio di tutti? No, no, è modificato. Poi è stato, ve lo leggo. Allora, aggiungere a pagina 15, dopo del 30%, questa frase. Roma Capitale dovrà prevedere la sospensione del pagamento della tassa dei rifiuti in specifici quadranti del territorio qualora il servizio offerto da AMA non rispetti il contratto di servizio. Questo è il testo dell'emendamento. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Scusate, possiamo spiegarlo un attimino, perché sennò non si capisce che cosa abbiamo fatto rispetto a... Ma è stato illustrato dal consigliere Tutino. È un'altra cosa. Come un'altra cosa? Vabbè, consigliere Cercoli, un minuto, prego. No, scusate, solo una cosa, perché sennò sembriamo pazzi a riscrivere la stessa cosa. Sono due concetti diversi. Allora, mentre nelle linee guida c'è scritto che qualora la sanzione è posta a carico di AMA, ma è semplicemente un non pagamento del servizio, qua viene richiesta un'altra cosa, come avevamo già detto quando ho spiegato le linee guida, che l'utenza non paghi quel servizio che non viene data. È un'altra cosa, è tutto diverso. No, come è proprio peggio? È meglio per noi, cioè i cittadini non pagano qualora il servizio non viene offerto. Consigliere Patrono. Allora, apro soltanto la discussione su un punto. Non voglio richiamare il consigliere che mi ha preceduto due volte prima, ma io non sono contrario al decentramento, io sono contrario all'accentramento, che è differente, perché qui dentro questo municipio ci sono state riunioni con l'AMA e con il presidente e nessuno di noi ha saputo nulla. Quindi non è decentramento, è accentramento del potere al quarto piano, caro consigliere che mi ha preceduto due volte prima. E allora, e per quanto riguarda questo emendamento presentato dalla lista civica, non so come più si chiama, Tutino e Company, dove parlano di Roma, non è più Roma Capitale, e il problema è uno solo: come si può pensare, perché poi se questa è soltanto confusione politica è un altro paio di maniche, perché io credo che si faccia più di terrorismo psicologico da una parte che è l'utenza e da una parte che è l'AMA. Cioè, io come posso dire, faccio un esempio stupido, a Viale Spartaco dal civico 10 al civico 20 passa l'AMA, poi per un motivo interrompe, non passa dal 20 al 24, significa che i civici 24, 22, 20 e 24 non pagano. Ma ragazzi, così cercoli per cortesia, abbiamo capito il suo punto di vista, ma non lo sta spiegando il suo. Allora, non raccolgono l'immondizia perché la macchina stava parcheggiata davanti al secchione dell'immondizia e io che faccio? Non pago l'AMA. È la colpa, come facciamo a dire che è colpa? Per cortesia, siamo in via, per cortesia, su. Ma allora, consigliere Madonna, casa e non allora. Lo puoi dire. Come fai a pensarlo? C'è un satellitare, ce deve essere una centrale operativa che controlla il satellitare, capito? Perché questo è il problema. Se l'AMA non pulisce con la spazzatrice lungo la strada, c'è qualcuno che deve controllare, ma non deve essere l'AMA, deve essere qualcuno, super partner, c'è qualcuno al di fuori, in questo caso è il nostro presidente. Quindi il problema qual è? Io controllo l'AMA, io come satellitare controllo con il satellitare se non hanno pulito, e lì la sanzione la faccio io all'AMA, ma no che il cittadino non paga. Ma vi rendete conto? Quei
quello che può succedere. Dichiarazione di voto, consigliere, abbiamo capito. Ho finito. Quando uno le comincia a dire io quest'anno non pago l'AMA perché non è passato sotto casa mia. Ma che siete pazzi, oh! Consigliere Matondo, la dichiarazione di voto è contrario, abbiamo capito. Altre dichiarazioni di voto. Ma che siete da Lancia per il PD? Io ritengo questo emendamento quantomeno di dubbia legittimità giuridica. Non credo che neanche il comune possa autorizzare una sospensione di un tributo come la Tarsi. Cortesia, consigliere Cercone, per cortesia, ognuno esprime liberamente quello che pensa. Intanto è comunale anche l'IMU e quando viene sospesa per i comuni terremotati lo deve fare il governo con un decreto legge. Quindi mi sembra veramente, quantomeno prima di votare una cosa che potrebbe essere anche un'emerita stupidaggine, vorrei approfondire dal punto di vista giuridico questa cosa. Se no anche quando vado sull'autobus e aspetto 40 minuti che arriva l'autobus non pago il biglietto perché il servizio non è concesso. Quindi diciamo che prima... Scusate, il principio è lo stesso. Allora scusate, parlate voi. Scusate, per conto di consigliere Madonna, siamo in dichiarazione di voto e non è possibile, consigliere Cercone è lo stesso. Allora. Per cortesia, allora, consigliere Lancia, finisca il suo intervento. In base a questo dubbio di legittimità che ho e che vorrei veramente verificare prima di votare una stupidaggine, il gruppo del PD, consigliere Giuliano, per cortesia, voterà Castellà. Allora, grazie consigliere Laddaga, prego. Allora, finito? Il gruppo del PD voterà contro. Grazie, consigliere Laddaga di Stacitica Camerino. Grazie presidente, io volevo... Due cose, ricordo, potrei sbagliare ma penso di no, che per due anni abbiamo votato una delibera collegata al bilancio sulla Tari in cui si parlava di premialità per i quadranti o le vie virtuose in rispetto alla raccolta differenziata. Allora, se il comune può premiare i cittadini, le vie, i quadranti virtuosi e tutti abbiamo detto come cavolo farà il comune a premiare il condominio virtuoso, la via virtuosa, il quadrante virtuoso, e abbiamo detto vabbè, noi siamo i politici e diamo il segnale, i tecnici e gli amministrativi troveranno i modi per premiare. Se il comune può premiare i virtuosi, il comune può anche dire che nel caso di un disservizio per colpa, no, se c'è la macchina di viato di sosta o se il camioncino dell'AMA rimane senza benzina, se c'è un disservizio per colpa e non deciso dal cittadino che dice io oggi l'AMA secondo me la via è sporca, non pago, se c'è un intervento per colpa grave, un disservizio dell'AMA, si può intervenire presso i residenti di una via, di un quadrante, di alcune vie, riducendo in parte il tributo per quell'anno per un disservizio provato e certificato dal comune. Non che il singolo cittadino dice secondo me questo servizio non è stato di qualità, non pago. L'emendamento non dice questo. Dopodiché abbiamo votato nei mesi passati due delibere con un parere contrario del direttore e mi è stato detto ma noi siamo i politici e diamo il segnale politico, e questo per me è un segnale politico. Se c'è un disservizio grave per colpa devono essere previste delle riduzioni sulla tariffa. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Consigliere Polli, in difformità? Ovviamente. Prego. Io richiamo innanzitutto voto difformemente al gruppo perché lo stesso corpo della deliberazione, in particolare gli indirizzi programmatici, prevedono la massima sanzione possibile nei confronti dell'AMA, che è la rescissione del contratto laddove ci siano delle colpe gravi. Prevedere che questa gradualità della rescissione passi con una premialità per i cittadini, però non per l'amministrazione comunale, mi sembra un segnale forse sotto il profilo tecnico-amministrativo non molto, voglio dire, aggraziato, ma un preciso segnale politico che noi possiamo dare per i cittadini che subiscono un disservizio da parte della società erogatrice. Grazie. C'è altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi è contrario? Contrario. Chi si astiene? Nessuno. Allora. Dieci voti a favore, sette contrari, quindi l'emendamento è approvato. Adesso passiamo alla dichiarazione di voto sulla delibera, che chiaramente riporterà gli emendamenti approvati. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Vardaga, lista civica, prego. Scusate. Vuole una bella faccia per dire una cosa del genere, grazie Presidente. Mi dispiace per... Ma tu sei, tu commenti una cosa che ho fatto io non ti posso rispondere. Ma che c'è? Per cortesia, consigliere Vardaga, faccia questa dichiarazione. C'è dentro Staura, te si può offendere in qualsiasi modo, non si può rispondere. Grazie, per cortesia. Così allora, la faccia calma, faccia dichiarazione di voto. Sì, preferirei non essere offeso, presidente, mi scusi, alle mie spalle ogni volta. Ti chiedo solo questo. Se qualcuno l'ha offeso, lei ha perfettamente ragione. Prego, faccia la dichiarazione di voto. Io stavo facendo una dichiarazione di voto molto conciliante, tra l'altro dando ragione alla consigliera Lancia in merito alla sua dichiarazione. A proposito della fiducia, dando ragione e accordandomi alla consigliera Lancia in merito alla fiducia espressa nel suo intervento all'operato della Giunta, in particolare dell'assessore Marino e Stella Marino, in merito all'operato sull'AMA, che sicuramente partiva da una situazione molto complicata, per una situazione incancrenita direi da un po' di anni, e non solo dall'amministrazione precedente, che secondo me ha dato il colpo di grazia però ad uno stato complicato in città. Consigliere, per cortesia, consigliere Giuliano, consigliere Matronola, per cortesia. Oh, siamo in dichiarazione di voto, prego. Consigliere, per cortesia. Scusate, finito il chiacchiericcio, per cortesia. Prego, consigliere Vardaga. Dico, siamo favorevoli a queste linee guida, che il voto favorevole non è un voto che per la soddisfazione dello Stato e del servizio dell'AMA, perché sappiamo tutti che la situazione dei rifiuti in città è problematica. Il voto è favorevole, è un voto di fiducia sull'operato fin qui fatto dalla Giunta e, ripeto, dall'assessorato guidato da Stella Marino per alcuni provvedimenti importanti, per un'inversione di trend che secondo noi è visibile in città, pur tra i mille, tra i molti problemi che ancora ci sono, ma intendiamo dare fiducia, ripeto, alla Giunta e all'assessorato anche su questo tema, e quindi voteremo favorevolmente queste linee guida che secondo noi sono state intelligentemente diciamo modificate con le nostre richieste di emendamenti, che vedremo se poi saranno rispettivi o no. Allora, altre dichiarazioni di voto, consigliere Cerconi, prego. Allora, Fratelli d'Italia in questa votazione si asterrà, perché abbiamo notato con piacere che alcune cose sono state recepite, ma purtroppo per gli interventi che ha fatto il capogruppo Giuliano e per quelli che ho fatto io sono insufficienti e ci sono troppe lacune, e aspettiamo ovviamente di vedere quale sarà il contratto di servizio, perché è ovvio che noi ci aspettiamo che questo contratto di servizio rispetti le necessità degli utenti. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio per il PD. Grazie Presidente, come diceva all'inizio la consigliera Lancia, noi con slancio votiamo questa delibera che parte da lontano, ha invertito effettivamente una situazione molto difficile a Roma, per cui condividiamo pienamente la delibera e il percorso che ha fatto l'assessore Capitolino, per cui voteremo la delibera, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Benassi, serve. Prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghe, dunque il nostro voto è favorevole, anche se siamo in qualche modo dispiaciuti per il fatto che non sia passato l'emendamento numero 2 in merito alla partecipazione dei municipi. Speriamo che comunque il Comune tenga conto
di questa osservazione, magari. Grazie. Grazie. Consigliere Patrono, Forza Italia. Noi, siccome non ci piace stare nel minestrone, perché vedo che qui si votano gli emendamenti, se la stessa maggioranza che ha votato contrario agli emendamenti adesso vota favorevole alla delibera, credo che ci sia qualche un po' di confusione all'interno. Cioè io a questo punto mi sento talmente confuso che non posso far altro che votare contrario alla delibera, perché scusate, ma grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Hanno spinto il bottone. Da su. Contrario? Chi si astiene? Dodici voti a favore, due contrari, quattro astenuti, quindi la proposta è approvata. Grazie, il consiglio è chiuso.